Signori, buon pomeriggio a tutti. Ci troviamo, ecco, nella zona del lago del Turano, nello specifico qui nel Residence Valle Verde. L'immobile che stiamo presentando, lo vedete, è un contesto tutto inserito in una zona residenziale veramente a ridosso del lago del Turano e poi da quelli che sono i vari paesetti sostanzialmente che diciamo sono intorno al lago. La proprietà è questa qui in oggetto e adesso pian piano la descriveremo nel dettaglio, perché sostanzialmente è un villino bifamiliare con un ampio giardino di proprietà e una splendida vista che adesso pian piano e via via io vi mostrerò. Questa è tutta la parte, la vedete, insomma, del giardinetto con una vista, eccola lì, perché poi da qui immaginate, ecco, è possibile godere di questa splendida, diciamo, visuale lì sul lago. Io pian piano vi mostrerò tutta la parte del giardino che è curato con queste piante ornamentali, è fatto un po' terrazzato ma sostanzialmente molto sfruttabile. E questa poi è tutta la parte, la vedete, del villino, che è sostanzialmente tutta questa parte qui sovrastante. Un immobile di ampia metratura interna che poi andremo a vedere. Questa scalinata ci porta qui sull'altro pezzo di giardino al piano superiore. Ecco, dove diciamo c'è da riadattarlo un pochettino perché sostanzialmente è stato un po' abbandonato. Questa è tutta roccia, la vedete da questa parte. Lì anche c'è un altro ingresso volendo, dove è possibile entrare sulla proprietà. Questo è tutto il villino diviso in bifamiliare. La metratura secondo me sarà molto ampia, dovrebbero essere intorno ai 130 metri quadrati, poi metro più, metro meno. Lo verificherete sia durante le visite sia poi con le carte che abbiamo in ufficio. Riscendendo al piano sottostante andiamo a vedere internamente la proprietà. Ecco, tanto dando un nuovo sguardo, eccolo qui al villino. Come ripeto, un immobile estremamente panoramico, perché poi andremo anche sopra sul balcone e vedremo meglio la situazione. Ecco, qui c'è questa bella scalinata che ci porta ai piani superiori nella zona notte. Questo è tutto un open space, probabilmente saranno circa 60 metri quadrati, ma adesso nello specifico non so darvi una metratura precisa, però sostanzialmente questa è una metratura molto ampia e dal quale soprattutto questa bella finestra ci dà l'affaccio sul lago che noi abbiamo visto. Ecco qui. C'è anche un bel camino, lo vedete? Insomma, su questo lato le varie finestre, quindi sono 1, 2, 3, 4 più il portone d'ingresso, sono 5 solamente in una zona giorno. L'immobile lo vedete anche in buono stato di manutenzione interna. E attraverso questa scala noi andiamo al piano superiore per vedere poi sostanzialmente la zona notte, che è composta da 3 camere da letto abbastanza ampie più questo disimpegno, insomma, e bagno. Ok, allora abbiamo la prima cameretta, eccola. La seconda ce l'abbiamo qui. Sono circa 2 camere matrimoniali, perché poi, come vedete, insomma, è molto sfruttabile e molto, soprattutto, ci sono degli spazi molto ampi. Bagno. E la terza camera che ha poi, che è quella più grande, con un armadio a muro che sta su quel lato, con un ampio affaccio sul balcone che adesso noi andiamo a vedere. Il quale gode da una splendida vista, ma sostanzialmente adesso è offuscato da questa pianta che è ottima e che fa ombra, però diciamo sulla parte in fondo e in profondità si nota, diciamo, la splendida vista che diciamo anche dalla parte sottostante abbiamo visto nell'ingresso. Io, signori, con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.